una mattina di sole ed eccomi nella luce, al monastero sulla collina. Entra, m'han detto, entra e guarda. Dalla finestra il sole più bello che avessi mai visto. Quei tasti impolverati sembravano ancora vibrare dei loro antichi suoni. E ho ammirato sulla parete quella delicata immagine sacra, regalata al tempo da un artista del passato, in evidente stato di grazia. Luci ed ombre, sussurri e voci lontane erano per me come un canto. Ad accompagnarmi la quiete, la suggestione, il silenzio. Io non mi ero mai sentito così. Ero in un altro mondo. Era un universo tutto da scoprire. Proprio io, che non avevo mai tempo per leggere, non avrei ora più voluto lasciare quel posto permeato di storia, di vita vissuta e di pensiero. Ho capito in quegli attimi quello che ci manca e cosa non dimenticare. Che siamo prigionieri di un tempo che decide lui soltanto quando fermarsi o se ancora scandire per noi i suoi ritmi. Perché noi no, quando fermarci noi ancora non lo sappiamo. Davvero abbiamo bisogno di sorrisi, di corse nel vento, di guardare i riflessi del sole sull'acqua e il volo degli uccelli e ritrovarci nella semplicità di un bambino per vivere il bello e un poco forse il sogno. Per riavere dentro la luce.